Sicuramente Piazza Masaccio si sta sempre più connotando come lo scenario, il palcoscenico, ma anche l'ambiente suggestivo per grandi, grandissimi concerti con interpreti di livello internazionale. Questa è stata un'estate particolarmente intensa per interpreti nazionali e internazionali, e ci fa piacere concludere agosto quindi con quest'altro grande, grandissimo concerto con una delle cantatrici e delle voci, direi, più belle e più significative della storia della musica italiana contemporanea. Prima con i Mattia Bazar, poi come solista, Antonella Ruggero ha veramente segnato la storia della musica contemporanea. E quindi saremo ben lieti di accoglierla nel palcoscenico di Piazza Masaccio, inteso sia come palcoscenico fisico, anche come spazio veramente affascinante e ideale per svolgere questi spettacoli. Un ringraziamento all'organizzazione di Oriente Occidente e alla Materiali Sonori per la scelta e la proposta sempre di altissima qualità e di alto livello. E siamo molto contenti veramente di ospitare Antonella Ruggero, perché nei suoi 45 anni di attività un po' rappresenta la sintesi anche di quello che vuole essere Oriente Occidente, cioè attenzione nei confronti della canzone d'autore, spesso anche cercando formule nuove, lei lo faceva già ai tempi di Mattia Bazar, e poi da una parte questo e dall'altra la ricerca anche delle musiche del mondo, di altre culture. Lei ha veramente attraversato nella sua attività solistica molte sfaccettature, ecco, della musica di oggi, da Broadway alla canzone italiana degli anni 30, ai grandi cantautori della scuola genovese, da dove anche lei viene, e poi musiche religiose, sperimentazioni elettroniche, per cui ecco, concludere come grandi eventi, anche se poi Oriente Occidente continuerà fra fine agosto e metà settembre, però concludere con questo grande concerto ci è sembrato insomma un elemento importante per un'edizione importante come questa 19ª di Oriente Occidente.